Gentili radioascoltatori, oggi sotto i nostri riflettori di questa ribalta politica abbiamo il dottor Domenico Mignone, candidato per la Camera dei Deputati per l'Unione Democratica di Centro Cristiana per la circoscrizione degli Stati Uniti, Canada, Messico e America Centrale. Allora, dottor Mignone, dici qualcosa di te, di cosa ti occupi per far conoscere. Io faccio il medico, sono il settimo di 8 figli, tutti noi siamo professionisti e viviamo a New York. Un inciso, io sono il sesto di 8 figli, poi ci diciamo quali sono i maschi e le femmine. Va bene. Io sono anche il presidente dell'Italian Hospital Society, un ospedale che fu fondato nel 1937 e fino al 1973 occupò un'importante posizione qui a Manhattan, a Harlem. Poi c'è stata una fusione col Columbus Hospital e fu creata la Cabrini Medical Center. Adesso noi ci occupiamo di un importantissimo progetto di creare il cosiddetto CCRC, che sono case per gli anziani italoamericani. Come lei sa, tutti i gruppi etnici hanno delle strutture come queste, tranne gli italiani. Quindi, e noi ne abbiamo molto molto bisogno. Abbiamo commissionato degli studi che mostrano che gli italiani tendono ad avere più bisogno di queste strutture degli altri. E per motivi che francamente io non accetto, non capisco, non abbiamo neanche una struttura come gli altri. E stranamente voglio dire che quelli che ci hanno appoggiato di più per tentare di portare avanti questo progetto sono stati i nostri amici ebrei che hanno migliaia di queste strutture estese per tutti gli Stati Uniti. Quindi questo è un programma che mi sta molto a cuore e una cosa che vorrei tantissimo portare avanti. Prima di continuare a parlare di programma, ecco, come mai ti è venuta questa idea di imbarcarti in questa avventura delle elezioni? Francamente sono stato molto coinvolto con la comunità italiana dal punto di vista professionalmente e anche in altri modi. Sono anche il medico fiduciario del consolato italiano a New York e della missione italiana presso l'ONU. Inoltre faccio un programma radio sulla Radio Maria che si chiama Medico di Famiglia, che si svolge ogni venerdì dalle 4 alle 4:40 per fare un po' di propaganda a Radio Maria, e quindi sono stato sempre vicino alla nostra comunità e come anche i miei fratelli e altri parenti, per esempio la professoressa Iannace, che tutti conoscono come una nota professoressa della Fordham University, è presidente di Radio Maria, e mio fratello Mario, direttore del Center for Italian Studies a Stony Brook, un importantissimo centro. Infatti loro hanno più PhDs, dottorati di ricerca, di qualsiasi altra università negli Stati Uniti. Hanno anche fondato la prima endowed chair di un'università statale, che è l'Alphonse D'Amato Chair of Italian American Studies. E quindi praticamente, avendo tutte queste grandi relazioni, essendo impegnato in molte attività collegate con la comunità italoamericana e italiana di qui, è derivato questo tuo impegno, che è la mia domanda, per questo motivo hai accettato di entrare nella lista dell'UDC? È stata francamente una scelta difficile per me e anche, credo potrei dire, per il ingegnere Paradiso, perché noi siamo occupati nella nostra professione, però abbiamo anche un certo responsabilità verso la nostra comunità, e questa è la cosa che ci ha spinto a candidarci, perché crediamo di poter rappresentare. Non voglio dire, francamente, perché è l'elettore che deve decidere, non voglio dire più degli altri, però senz'altro molto bene l'italiano all'estero. In quale tipo di programma
ecco, che pochi punti essenziali, quali sono quelli che vorresti realizzare se diventassi deputato? Noi abbiamo un team, io credo, che può portare avanti programmi per tipo industriali, commerciali, col professor Paradiso, sia programmi sociali che sono estremamente importanti per la nostra comunità. Vogliamo estendere, per esempio, ai pochi italiani all'estero, specie negli Stati Uniti, sprovvisti di assistenza medica, l'assistenza sanitaria italiana. Io come medico vedo degli anziani, delle famiglie che non riescono a comprare, per esempio, dei farmaci. E devo dire che, francamente, io do a questi pazienti dei farmaci che mi danno le case farmaceutiche, però ultimamente danno sempre di meno, perché loro non riescono a affrontare queste spese. Devono letteralmente decidere o pagare l'affitto, o il cibo, o i farmaci che in America sono estremamente costosi. È terribile questa cosa. È terribile, sì. È, francamente, per l'America è una vergogna che il cittadino si trova così. È l'unico paese nell'Occidente che il cittadino non è coperto da un'assistenza medica. Certo, è un programma abbastanza interessante. Ardito, adesso siamo in chiusura e devo invitarti a salutare i nostri ascoltatori con qualcosa di particolare, con un invito, un saluto, quello che senti. Ai nostri carissimi amici, noi ci conosciamo molto bene. Io e la mia famiglia siamo stati coinvolti nella comunità per decenni. Quindi sappiamo, io credo, le vostre aspirazioni. E so anche che se ci votate, noi due, Paradiso ed io, Mignone, vi possiamo rappresentare molto bene nel Parlamento italiano.